Buongiorno, ci siamo svegliati qui al porto turistico di Castel Sardo, dove vi ho lasciato ieri sera. E niente, ci facciamo come sempre la passeggiatina mattutina con Gaia. Ci andiamo a prendere un caffè, se sta aperto perché è presto, quindi non so a che ora apre questo bar. Sono belli sti fiori. Giallo. E poi penso che ce ne andiamo di qui e andiamo a vedere altri lidi sicuramente. Anche perché dovrei fare un po' di carico e scarico, le solite cose, quindi ci andiamo a trovare un posto dove un'area camper. Ora vedo un po', ancora mi devo informare, ancora devo guardare dove possiamo andare. Ah, il tempo oggi è un po' velato. E vabbè, non fa niente, però si sta freschi e questa è la cosa importante. Andiamo al bar di ieri, non al primo che sono andato, ma al secondo, perché sono più simpatici, sono più amabili, amano i cani, ma mi piace di più. Buongiorno, buongiorno. Un cornetto cioccolato, se c'è, e un caffè macchiato. Grazie. Aspettiamo qua. Sì. E dai, su. Meglio le moto, le macchine mi volevo ammazzare stamattina un po' il cazzo pieno di cuore. Che vuoi tu? Che mi chiami? Dai a terra, su, giù. Comunque devo dire la verità, sono stato veramente molto bene qua a Castelsardo, si sta benissimo, tranquilli. Ma proprio bene, bene, bene. Mi dispiace un po' di andarmene. Quando sto bene in un posto mi dispiace sempre un po' di andarmene, ma certo è inutile rimanere qua ormai. Semmai ci ripasso, scendendo e scendendo, mi faccio un'altra giornata qua. Ora andiamo a un altro posto e andiamo a vedere come si sta. Bello, 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 bello. Quando decisi di andare in camper all'inizio volevo prendere una barca, a vivere in barca. Poi mi sono reso conto che vivere in barca è molto, ma molto dispendioso e quindi devi fare qualche cosa perché con 600-700 euro al mese non ce la fai neanche a pagare la benzina per muoverla e poi parcheggiarla e stare qui in rimessaggio oppure fermo in un porto costa una cifra. E quindi decisi che non era cosa, che è bellissimo perché a me piace il mare, ma non era per me, perché sennò dovevo comunque fare qualche cosa di importante per potermi mantenere, invece così sono più libero. Ah. Ci sono addirittura due estetisti qua dentro. Si vede che questi qua con le barche vanno molto dagli estetisti. Ce ne sono due. Tu sei qua? Mentre io metto a posto il camper? Brava, stai qua, stai. Io metto a posto e ce ne andiamo. Ma quanto sei carina! Ma quanto sei carina! Tu già hai preso posizione? Ok, sì, ce ne andiamo. Chiudiamo la porta e andiamo via. Ho pubblicato il video che vedrete
ieri sera. Vabbè, che vedrete stasera, ma nella realtà voi l'avete visto ieri sera. È così perché qua c'è linea, non so dove vado, se c'è linea internet. Ce ne andiamo, piccola, andiamo a vedere i nuovi lidi, eh? Mettiamo in moto e andiamo via. Ma sì, basta così. Ah, devo chiudere qua, aspetta un attimo. Ok, abbiamo fatto, possiamo andare. Via. Wanna move my feet, wanna jump on one. 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 Wanna move my feet. Tra 150 metri fai una inversione a U. Tutto incluso, mentre invece no fronte mare costa 20 euro, sempre tutto incluso. Includono anche la corrente, ma a me non serve. Carico, scarico. Vabbè, tutto incluso praticamente. Niente, ora ci lasciamo un giro e capiamo come funziona. Wanna move my feet. Wanna jump on one. Momento mi metto qua, fronte mare, c'è troppa gente, e poi fronte mare non si vede niente, ci sono le siepi davanti, quindi a quel punto sto qua, sto più tranquillo, sto io solo. Non è certo per i 5 euro in più o i 5 euro in meno, ovviamente. Molto simpatici, molto amabili, amano i cani, qua i cani possono stare tranquillamente, possono scendere anche sulla spiaggia. Quindi è il posto ideale per noi. Ora ci prepariamo, metto il costume e andiamo sulla spiaggia. Io mi sono messo lì, tranquillamente, sto benissimo. Invece di stare in mezzo al casino, io preferisco sempre stare un po' appartato. Andiamo a vedere questa spiaggia com'è. Su, scendiamo. Sol cambia el tiempo en el reloj,
perdón, pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, se hace acabo. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, y Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Quiero un carro que corra más. Traigo un fin y después un cabo de cigarette. Me pierdo en la ciudad. Ha llegado mi tiempo ya. Voy a vivir porque si yo no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. Los menos los arranqué. Me siento feliz porque vivo mi vida centrado. Te burlaste de mí, se hace acabo. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Y Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien. Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien. A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien. Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, y Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Non è male la spiaggia, l'importante è che voglio venire anche Gaia. C'è però un bel po' di vento, quindi non resisterò molto, perché il vento a me dopo un po' mi stanca e il mare è agitato. Ma quanto è carino! Piano, piano! Gaia, piano. Troppo carino quel cagnolino, guarda, meraviglioso. 3 mesi, piccolo, 3 mesi. C'avevo paura che Gaia lo poteva far male, ma quella non lo toccava proprio, avete visto. Bellissimo comunque, sfiziosissimo.
comodità di stare vicino alle docce, quando, che quando c'è caldo vai un attimo e ti fai una bella doccia. Qua l'ho messo qua così si asciuga. E anche il costumetto. Mi devo comprare un costume al più presto perché ce n'ho solo uno. E quando si sporca, lo faccio pure i piatti. Quando si diciamo non c'è il ricambio. A posto, piatti fatti, tutto a posto. E ora vi do una notizia. Come sapete, sto facendo questo viaggio senza meta e senza tempo e quindi non sapevo quando andarmene dalla Sardegna perché non c'è un programma. Il mio sé, come al solito, mi dà le indicazioni e quindi mi ha fatto arrivare un'email della Grimaldi con un'offerta che non ho potuto rifiutare. Dovevo rispondere subito, però entro una settimana devi rispondere, ho risposto subito ovviamente, perché è una proposta che non potevo rifiutare e quindi mi ha detto il mio sì dove devo andare. Ora vi faccio vedere, cioè come si fa a rifiutare una proposta del genere. Allora, io con il camper, con un pranzo incluso, con l'animale domestico, vengo a fare la nave, il camper, l'animale, io, il pranzo, eccetera, 190 euro, che scontato viene a fare 138 euro. Come si può rifiutare una proposta del genere della Grimaldi? E quindi ho accettato. Quindi il mio sé mi ha dato, come al solito, l'indicazione e quindi rimarrò qua un'altra settimana in Sardegna e poi parto. Il 4 ho la nave e vado via dalla Sardegna. E vi dirò nel prossimo video dove andiamo, perché venite con me ovviamente, no? Gaia sarà contenta di prendere un'altra nave? Ma penso di sì. Asciughiamo i piatti e poi ci cuciniamo qualcosa, che ancora non ho mangiato niente. Finalmente l'ho trovato. Oh, il camper è piccolo. Cioè non è niente di che, non è una casa, eppure non riuscivo a trovare il pigiama nuovo estivo che ho comprato l'anno scorso. Chi è? Un messaggio? Che ho comprato l'anno scorso e mai messo, ancora con l'etichetta vicino, non riuscivo a trovarlo da nessuna parte, ho dovuto smontare tutti i mobili. Vabbè, meno male, l'ho trovato, pigiamino stasera lo ingegniamo. Passeggiatina serale con Gaia, prima di andare a dormire. È una bella serata, devo dire la verità, non è né caldo né freddo, proprio giusta temperatura. La luna c'è, è lì su, e io vi lascio con queste immagini come sempre, vi do la buonanotte e ci vediamo domani. Buonanotte a tutti. Tchau.